Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Man in Black, no, in Pursuit Prodigy. E benvenuti in un nuovo video di accessoristica. Oggi trattiamo un argomento che non abbiamo mai trattato prima d'ora. Esatto, ma che ci avete chiesto via mail veramente un sacco di volte, perché tutti hanno notato il suo braccialetto durante i video e tu hai detto: ma che cos'è? È il Mi Band? Ebbene ragazzi, sì, e oggi siamo qui proprio per parlarvene. Sigla! Prima di tutto ragazzi, di che cosa si tratta? Principalmente si tratta di un dispositivo indossabile, quindi quelli che vengono chiamati i cosiddetti wearable, che monitora passi, sonno, ti fa da sveglia, ti fa un sacco di piccole cose che nella normalità sono praticamente inutili. Però per gli appassionati o comunque anche semplicemente se volete monitorare il vostro andamento fisiologico, potete comprarlo per pochi euro e tenervi sotto controllo. Esatto, sta andando molto di moda non solo tra le persone che hanno comunque una passione del fitness, quello di utilizzare smartwatch oppure questi appunto questi braccialetti, che poi appunto non sono braccialetti, è una robina con attaccato un braccialetto, che praticamente monitorano quelle che sono le nostre funzioni corporee e hanno tante altre funzioni. Questo è il modello più base che esista ed è anche quello che noi diciamo viene comprato inizialmente per vedere se possa interessare l'argomento o se lo utilizzi. In poche parole, io compro questo a 20 euro per vedere se lo utilizzo. Se vedo che mi piace tanto, vado a comprare qualcosa che costa 10.000 volte di più, ma con molte funzioni in più. E ci sono anche molti smartwatch, come lasciamo stare quello dall'Apple che è già uscito, che ti costa 800 euro di telefono più 600 euro di smartwatch. Allucinante. Facciamo campagna pubblicitaria contro la Apple. No, però effettivamente è allucinante quando ci sono con 500 euro ti compri un telefono della Madonna di 300 euro più 200 euro di ottimo smartwatch, però dettagli. Comunque ci sono a 200 euro soluzioni Android veramente valide e gli smartwatch, ma anche comunque altri braccialettini che possono fare molte molte cose, soprattutto con le app dedicate. Come saprete anche voi ragazzi, questi dispositivi, a parte questo che appunto, come ha detto anche Davide, è basico, quindi costa poco un cazzo, quelli più avanzati costano veramente un botto di soldi, perché andiamo al di sopra dei 100 euro per la maggior parte dei dispositivi smart band, smartwatch e tutto quello che c'è di indossabile attualmente. Beh, essendo nuovo crea hype, quindi ovviamente ragazzi, come ogni cosa che crea hype all'inizio, boom, i prezzi sono abbastanza elevati. L'applicazione che in questo caso dovete scaricare è sempre quella offerta da Xiaomi, quindi la Mi Fit, che semplicemente si connette in Bluetooth con la vostra smart band e vi dice quanti passi avete fatto, quanti ne avete fatti nei giorni scorsi, qual è la vostra media, quanto sonno avete dormito, bene, male, svegliati, intermezzo, mica... Vi potete impostare anche una sveglia che vibra finché non fate così tipo col braccio o non vi alzate e vi muovete, perché capisce che siete ancora a letto e siete dei poltroni di merda. I divanisti. Insomma, fa un sacco di cose carine che per un prezzo appunto, ribadiamo, così basso, sono veramente ottime. Esatto, contando che poi costa 20 euro su Amazon e se avete il Prime la spedizione è gratuita, cioè veramente aumenti e meno di andare in un Yuki di Giappo, anzi sicuramente meno. È meno. È quello che faremo fra poco noi due. Insomma ragazzi, questa non è proprio una recensione, diciamo è più un first look su una tipologia di prodotti che non abbiamo mai trattato e che saremo curiosi anche di capire se vi piacerebbe che trattassimo anche in futuro. Esatto, questo comunque è molto limitato, come ha detto lui si possono vedere solo quelle cose attraverso l'app dedicata, per cui non possiamo fare più di tante cose, ovviamente costa 20 euro. La cosa che comunque non vi deve preoccupare è la durata di batteria, che dura un mese. Veramente, anche più di un mese. Io l'ho controllato l'altro giorno e non lo ricarico da 50 giorni ed è al 40%. Per cui veramente ragazzi, questo è ottimo perché ce l'hai lì e ti dimentichi di averlo addosso, per cui molto bene rispetto ad altri dispositivi magari ancora forse troppo ambiziosi che hanno questo problema, perché ovviamente essendo proprio miniaturizzato al massimo e molto piccolo ci deve stare tutto in uno spazio del genere, è ovvio che pagate pegno, vi tiro a pugno. La batteria risulta comunque un problema, perché questa soluzione la supera, perché ovviamente non essendoci così tanto, non essendoci soprattutto un display che ciuccia come non so cosa, è ottimo. Sì, come nel caso degli smartwatch che alla fine ci guardi l'ora per una giornata e poi si scaricano, la sera li dovete ricaricare, veramente, come gli smartphone. Insomma ragazzi, fateci sapere se vi è piaciuto il video, diteci cosa ne pensate di questi indossabili e se volete che ne parlate. E se vi piacerebbe che ne parlassimo anche in futuro, viva l'italiano! E oggi sei in forma, cazzo! Ci vediamo nei prossimi video! Ciao!